Nuovo passo avanti del percorso condiviso di valorizzazione e sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio. A distanza di 4 anni dalla firma del primo accordo, oggi Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano si sono date appuntamento proprio sulla sommità del Valico per sottoscrivere il protocollo d'intesa che sancisce questo impegno comune con l'obiettivo mirato proprio alla strada dello Stelvio. Oggi direi una giornata assolutamente straordinaria, abbiamo firmato il protocollo d'intesa proprio qui sullo Stelvio, con questo panorama mozzafiato che veramente chiunque avrà la possibilità di vedere questo panorama capisce perché in modo ostinato vogliamo costruire una società insieme alla provincia autonoma di Bolzano, quindi 50% Regione Lombardia e 50% Bolzano, per valorizzare il Passo dello Stelvio e per portare avanti tutta una serie di servizi che potremo dare e fornire ai turisti, ai tanti turisti che vogliono visitare queste naturalità che sono veramente straordinarie. Un progetto di respiro nazionale, direi di respiro internazionale, che ancora una volta sancisce anche la vicinanza e il legame che c'è tra la Lombardia, tra la Valtellina e la provincia autonoma di Bolzano. E quindi oggi un segnale molto importante che è solo un punto di partenza, quindi questo è solo il primo mattone di un progetto che utilizzerà al massimo e cercherà di massimizzare gli straordinari potenziali che ha il Passo dello Stelvio. L'anno prossimo, ha detto il direttore del Parco dello Stelvio parte lombarda Alessandro Nardo, prenderanno il via i lavori di sistemazione della strada già previsti da un protocollo con ANAS da 9 milioni di euro. Ora dunque, ha aggiunto il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Compaccer, si fa sul serio. Nostra responsabilità non è solo saper gestire l'area del parco, ma progettarne lo sviluppo. Lo Stelvio che non divide ma che unisce. Questo è il messaggio. Unisce la regione Lombardia con la provincia autonoma di Bolzano, unisce la gente, unisce chi ama la natura e soprattutto è una grande opportunità per essere sviluppato come davvero uno sperimento di una gestione di una strada che dovrà essere una tra quelle più ecosostenibili al mondo. Questo è quello che vogliamo fare, siamo molto ambiziosi, però vuol dire anche mettere a disposizione i servizi necessari.